Il piede, come preparare un piede a camminare, a fare escursioni. Intanto bisogna camminare. Camminare, prepararsi prima del trekking e preparare il piede a quello sforzo fisico che si è programmato. Quindi calzando lo scarpone, camminare, camminare, camminare. Il piede piano piano si indurisce. La sera si possono fare anche dei massaggi, diciamo, con l'alcol, in maniera tale, lo spirito, insomma, in maniera tale che la pelle si indurisca un pochino e sia quindi il piede più pronto per affrontare poi le escursioni più impegnative. E per quanto riguarda nel contempo lo scarpone si abitua, il piede si abitua a stare dentro lo scarpone e modella lo scarpone alla propria conformazione. Dunque, come prevenire ad esempio le vesciche? È una cosa importantissima, perché la vescica rischia poi di diventare un'ulcera se ci si cammina sopra. Allora, utilizzando, io ad esempio, per quanto riguarda la mia esperienza personale, sia di trekking in montagna che di corsa nel deserto, ho sempre utilizzato del cerotto per fasciare i punti di maggior contatto, abrasione, in maniera tale da prevedere la formazione di vesciche. Cioè, se riusciamo a non far venire le vesciche sul piede, abbiamo vinto, nel senso che il piede rimane comunque affaticato, ma non presenterà mai delle ferite. Quindi utilizzare del cerotto al mattino prima di indossare le calze per andare a fasciare i punti, come dicevo, di maggiore abrasione. Nel caso in cui la vescica si sia oramai formata, e va fatto un drenaggio, va svuotato la parte con un filo di cotone, magari dentro un ago sterilizzato, va svuotato e poi vanno applicati dei cerotti, che in commercio oggi c'è una vasta gamma di cerotti protettivi e che rimangono ben aderenti al piede. Ecco, questi cerotti fanno sì che non intervengano poi, che non si formino magari delle infezioni, prevengono la formazione delle infezioni.